Ciao ragazzi, come state? Io sto bene, spero che anche voi stiate bene. Di cosa voglio parlarvi oggi? Oggi non voglio parlare di pesca o di catture, di tecniche, eccetera, eccetera. Voglio parlare un argomento abbastanza, non dico serio, ma sicuramente interessante per molti. Allora, si fa un gran parlare ultimamente di inquinamento, di problemi del pianeta, di cosa possiamo fare, di cosa si può fare, quindi è un po' la wave che ha lasciato Greta Thunberg. E tanti si mobilitano, ci sono tante campagne mediatiche, sensibilizzazione, cercare di fare capire alla gente, insomma, che bisogna rispettare il pianeta, tutte cose assolutamente condivisibili. Però noi pescatori, che siamo comunque in prima linea, perché siamo spesso a mare, come sono io adesso, ma sicuramente tanti altri di voi che mi seguite frequentano ambienti naturali come il mare, per quelli che pescano appunto in acqua salata, o magari anche i fiumi, i torrenti, per quelli che amano la pesca in acqua dolce. Alla fine, noi, in sostanza, cosa possiamo fare di concreto? Vi dico quello che faccio io e quello che, come me, so che fanno anche tanti, ed è una cosa semplicissima, ovvero quando mi capita di andare a pescare mi porto sempre dietro un piccolo sacchettino, quelli per un sacchettino di plastica, quelli che si usano appunto per la raccolta, no? Per la raccolta dei rifiuti. E questo me lo tengo sempre dietro quando mi capitano magari dei momenti che sono a cappotto, che non mi voglio riposare due minuti, che non succede niente, che mi sto annoiando, quando mi capita appunto che mi cade l'occhio sul rifiuto, sulla lattina lasciata da qualche incivile sulla scogliera, sulla bottiglia, sulla sigaretta, sul pezzettone di lenza, sul palamito lasciato lì da qualche sull'ammasso di lenze aggrovigliate, insomma qualsiasi tipo di rifiuto che mi capita di trovarmi davanti, lo prendo, lo raccolgo e lo porto via. È una cosa molto semplice, è una cosa che magari ci costa pochi secondi, non ci cambia assolutamente la pescata, e non è che è una cosa che vi sto dicendo che dovete prendere e mettervi lì, fare la giornata ecologica e magari pulirvi mezzo chilometro di scogliera. No, non sto dicendo questo, è assolutamente... Non pretendo che nessuno sia così, chiamiamo, eroico da fare. Quello che spero che tanti facciano, e so già appunto, come ho detto prima, che lo fate già in tanti, è quello di cercare magari di cambiare un pochino la mentalità, perché c'è sempre la mentalità, l'avevo anche io obiettivamente, di dire ok, io vado a pescare, il mio, quello che lascio io di sporco, diciamo, pulisco e va bene così, ed è già sicuramente una grandissima cosa questa, lasciare pulito. Però il fatto è che, se ci pensate un attimo, tante volte quando siamo magari in una scogliera magari difficilmente raggiungibile e troviamo della spazzatura, troviamo dei rifiuti plastici o alluminio o vetro, quello che è, la cosa è, se non lo raccogliamo noi, se non lo portiamo via noi, chi ci pensa? Questo è il problema. Tanti di voi, come probabilmente magari anch'io una volta, penseranno, beh, ma se quello sporco non l'ho lasciato io, perché lo devo raccogliere? Perché mi devo prendere l'onere di fare qualcosa che avrebbero dovuto fare delle persone civili? Questo è un ragionamento assolutamente condivisibile. Ma come vi ho detto prima, se non facciamo qualcosa noi, se non iniziamo noi, purtroppo il mare non può farlo da solo. Il mare, l'unica cosa che può fare è restituirci i rifiuti che ci ritroviamo appunto sulle spiagge o sulle scogliere. E allora sì, e allora magari iniziamo pochino, poco alla volta, a fare un piccolo gesto, è un piccolo passo, appunto è la classica gocciolina nel mare, no? E allora magari già mi immagino gli haters o gli odiatori, chiamiamoli così, o le persone magari un po' negative diranno, vabbè, ma cosa ti pensi di fare? Pensi che a raccogliere una bottiglietta al giorno, una cosa, risolverà il problema dell'inquinamento nel Mediterraneo? Assolutamente no, non sono così positivo da pensare una cosa del genere. Però per coloro che la vedono da questo punto di vista, gli voglio raccontare una piccola favoletta africana che secondo me rende bene l'idea di cosa vuol dire un cambio di mentalità. Allora immaginatevi che
siamo in Africa, in una savana, quindi un punto con degli alberi, dei cespugli, e si scatena un grosso incendio, ed ovviamente tutti gli animali spaventati corrono verso una montagna per cercare di mettersi a riparo, tutti tranne uno, un colibrì che va in un piccolo torrente, si riempie il becco di una gocciolina di acqua e vola verso l'incendio. La scena viene vista dal leone, che re della savana, vede questo piccolo colibrì sbattere le ali, volare verso l'incendio, al che lo ferma, gli dice: senti un attimo, dove stai andando tu con questa gocciolina? Colibrì si ferma, gli dice: sto andando a spegnere l'incendio. E il leone si mette quasi a ridere, gli dice: ma non vedi quanti ettari stanno bruciando, cioè il disastro che sta succedendo, e tu pensi che tu, piccolo così, con una gocciolina riuscirai a spegnere un incendio così grande? E Colibrì gli dice: sì, lo so, non ho nessuna possibilità di spegnerlo da solo, però faccio la mia parte. E questa è una bella, secondo me è una bella metafora, no? Di cambiare la nostra mentalità. Io me ne rendo conto che raccogliere una bottiglia, raccogliere un pezzo di lenza, non cambierò la situazione da solo. Però appunto, come dice il Colibrì, se ognuno di noi facesse la sua parte, probabilmente piano piano, dopo anni, si riuscirebbe a cambiare le cose. E quindi magari iniziamo, facciamo anche noi come Colibrì, raccogliamo la nostra goccia, facciamo tutti la nostra piccola parte. Non vi voglio fare la paternale, non voglio farvi la maestrina che vi dice dovete fare questo, dovete fare quello. Vi dico solo, magari quando siete in giornate impescate in cui non succede niente, vi annoiate, vedete magari il mozzicone di sigaretta in mezzo allo scoglio, vedete la bottiglietta sulla spiaggia, magari non giratevi dall'altra parte ogni tanto, dire non è problema mio, non devo raccoglierlo io. Magari provate a cambiare la mentalità, provate a dire: ma quella bottiglia lì mi dà fastidio, io non ce la voglio vedere quella bottiglia di plastica sulla roccia, io non ce la voglio vedere quella lattina di Coca-Cola messa lì, se non la tolgo io non la toglie nessuno. E allora sai cosa c'è? Costa nulla, vi chinate, la mettete in un sacchetto, la portate via, la buttate nella spazzatura, avete fatto una piccola cosa, è una goccia nel mare come ho detto prima, ma sicuramente la natura vi ringrazierà, e se non lo fa la natura sicuramente vi sentirete meglio con voi stessi. Niente ragazzi, questo era un piccolo video che ci tenevo a fare e spero che vi sia piaciuto. In ogni caso io vi auguro ogni bene, vi saluto e buon mare a tutti, ciao ragazzi, statemi bene.